Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette ha visitato il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Da parte sua ha assicurato il massimo impegno per la salvaguardia di specificità, ruoli e competenze a servizio della tutela dell'ambiente e del personale del Corpo Forestale dello Stato confluito nell'Arma dei Carabinieri. La visita, su invito del presidente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Luca Santini, intendeva celebrare l'inserimento dell'area protetta nel patrimonio dell'umanità UNESCO ed affrontare un tema all'attenzione degli addetti ai lavori dell'opinione pubblica nazionale, le funzioni e le competenze assegnate al personale dell'ex Corpo Forestale dello Stato, istituzionalmente deputato alla tutela dell'ambiente, e l'Arma dei Carabinieri, forza armata della quale è confluito. Questo anche nell'ottica del rapporto specifico che il Corpo Forestale aveva con i parchi nazionali italiani. Il generale ha incontrato il presidente di Federparchi, l'istituzione che raccoglie le aree protette italiane, Giampiero Sammuri, l'onorevole Marco Donati e Luca Santini, presidente dell'area protetta. Il comandante ha rimarcato che l'accorpamento è una soluzione in una logica che salvaguardi storia, specificità e competenze dirette a potenziare la difesa del nostro ambiente e allo stesso tempo il controllo del territorio. Il personale del Corpo Forestale di 15 regioni operante nelle stazioni continuerà a svolgere le stesse funzioni mantenendo ogni sua professionalità e aspettativa. Col nuovo stato militare potrà però in più avvalersi per la propria missione delle potenzialità delle 4.600 stazioni e degli altri reparti dell'Arma.